La Stock, augurandovi buon ascolto, vi ricorda le cassette Stock per i vostri regali di Natale. Stock è il regalo di Natale senza barba. Perché? Perché 19 liquori diversi in 37 cassette diverse fanno per forza un regalo diverso. Stock, il regalo di Natale senza barba. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Ecco i campi con i quali stiamo per collegarci: Milano per Internazionale Napoli, Firenze per Fiorentina Milan, Ascoli per Ascoli Juventus, Roma per Lazio Cagliari, Ferrara per Spal Catanzaro. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. Il risultato dei primi tempi via San Siro. Internazionale 1, Napoli 0, a voi Firenze. 0-0 fra Fiorentina e Milan, a voi Ascoli. Ad Ascoli, Ascoli 0, Juventus 2, a voi Roma. Alla fine del primo tempo, Lazio 3, Cagliari 0, a voi Ferrara. A Ferrara, Spal 0, Catanzaro 0, a voi studio. E qui è lo studio, gli altri primi tempi a Cesena: Cesena 2, Verona 0, a Perugia, Perugia 0, Roma 0, a Genova, Sampdoria 0, Bologna 1, a Torino, Torino 0, Como 0, i cenni di cronaca in breve, via San Siro. Sì, qui a San Siro l'incontro, il secondo tempo ha avuto inizio da circa 30 secondi, attacca l'Inter, parte un tiro che termina di poco sul fondo. Senza Pavone l'Internazionale, senza Savoldi e Braglia e il Napoli, la partita si svolge davanti a 50.000 spettatori, arbitro Menegali. L'incontro comincia con il bel tempo, poi il vento porta folate di nebbia sul terreno di gioco che fanno pensare in qualche momento ad una possibile sospensione. La visibilità tuttavia si mantiene accettabile al 90%, ma forse oggi la nebbia più del Napoli potrebbe giocare un brutto scherzo all'Inter. Infatti la nebbia c'è ancora sul campo e qualche volta si infittisce. Il primo tempo comincia con un tiro di Bertini che va sul fondo, poi al terzo in corsa sulla sinistra tira forte ma fuori Boninsegna. Il Napoli risponde al quinto con azione alla palma, Massa che irrompe sul pallone mandandolo di poco fuori. Non vi sono azioni degne di nota per un 5-7 minuti, il gioco si mantiene tuttavia veloce fra i limiti delle due aree senza che i portieri siano minimamente impegnati. Al quattordicesimo un affondo del Napoli con tiro forte ma centrale di Boccolini dal limite su cui si accartoccia prontamente Bordon. Al sedicesimo altro lancio di Esposito al limite per Sperotto, sui cui piedi si tuffa ancora in uscita il portiere nerazzurro. Ecco un attacco ancora dell'Inter, un'altra uscita di Bordon, ma ci riferiamo del portiere Carmignani, ma ci riferiamo naturalmente a questo secondo tempo. Riprendiamo ancora la cronaca del primo tempo. Al diciannovesimo azione è quasi in contropiede del Napoli con discesa veloce di Massa dalla linea centrale nella posizione di ala destra verso l'area avversaria e tiro conclusivo che va fuori. Sul campo frattanto, ricordiamo, comincia a scendere la nebbia e la visibilità tuttavia si mantiene ancora buona. Al ventiquattresimo frattanto tocca a Carmignani uscire precipitosamente sui piedi di Boninsegna ben lanciato. Sembra che l'Inter in questo frangente sia più che mai decisa a prendere l'iniziativa e infatti gli attacchi nerazzurri si susseguono sia pure con non eccessivo ordine, ma l'Inter riesce ad aggiudicarsi tre calci d'angolo. Poi abbiamo al 35esimo lo stadio che esplode, Mazzola dal fondo a sinistra rimette in aria un pallone atteso in posizione strategica da Boninsegna vicino al limite dell'area di porta. Boninsegna si piega sul fianco destro e di sinistro scaglia in rete. La reazione del Napoli c'è ma non crea eccessivi pericoli alla rete di Bordon, mentre l'Inter riesce ancora a mettere in allarme la difesa del Napoli. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0 per l'Inter, rete ricordiamo di Boninsegna al 35esimo e tale risultato al secondo minuto di gioco a Teciotto. Al secondo minuto della ripresa a Firenze ancora reti bianche tra Fiorentina e Milan. A Firenze abbiamo sole, terreno perfettamente agibile, 50.000 spettatori, dirige Serafino di Roma. Gioco talvolta sotto ritmo ma comunque sempre onesto, almeno a livello di intenzioni. Cronaca. Al terzo minuto Albertosi fermava in presa un tiro da 16 metri di Roggia. All'ottavo Calloni fintava una palla che avrebbe potuto agganciare per un tiro agevole da distanza ravvicinata. E sulla replica viola Bresciani riceveva da Casarsa una palla gol, ma calciava troppo debolmente, sicché Albertosi di piede riusciva a deviare. Un minuto dopo, ottima combinazione verticale fra Scala e Toroni, il cui tiro conclusivo da pochi passi era però centrale e offriva al bravo Superchi la possibilità di respingere. Dopo un altro minuto, dribbling avvincente e cross di Speggiorin, sul quale Bresciani era in ritardo, mentre pochi secondi dopo era Speggiorin a mancare di un soffio l'impatto su cross da destra. Al quattordicesimo terminava a lato un tiro da fuori di Calloni, mentre al quindicesimo un altro tiro da fuori di Benetti veniva chiuso in presa da Superchi, parato da Albertosi senza difficoltà un colpo di testa di Speggiorino al ventunesimo, alto al ventitreesimo un tiro che Pellegrini aveva potuto scoccare da buona posizione. Al venticinquesimo Bresciani, liberato in piena area da Antonioni, indeciso fra il cross per Speggiorin e il tiro in diagonale, finiva per sbucciare la palla consegnandola alle braccia di Albertosi. Al trentunesimo terminava alta una punizione che Chiarugi aveva calciato a parabola. Al trentaseiesimo Serafino ammoniva Calloni, che aveva calciato senza tener conto del fischio arbitrale che aveva interrotto il gioco. Un minuto dopo lo stesso Calloni, con un'agile deviazione di testa in corsa, impegnava severamente Superchi. Al quarantesimo splendido lancio di Chiarugi, sul quale poteva avventarsi Bigon, il cui sinistro terminava però nettamente a lato. La combinazione si ripeteva
ripeteva pochi secondi dopo, e questa volta era una franca uscita di Superchi a bloccare Bigonne, mentre subito dopo Bresciani, ben servito in aria da un appoggio di testa di Roggi, vedeva la sua girata ravvicinatissima e rimpallata in estremis. Siamo al terzo, ancora 0-0 fra Fiorentina e Milan. A voi Ascoli. Ad Ascoli siamo al sesto minuto del secondo tempo, invariato il risultato e la Juventus è in vantaggio sull'Ascoli per 2-0, gol segnati da Damiani al 27esimo e da Gori al 42esimo. Vediamo le azioni che le hanno propiziate, che hanno propiziato questi gol. Al 27esimo scende la Juve sulla destra, cross respinto di testa da Castoldi, palla a Cucureddu che rimette al centro dove Damiani tenta il pallonetto. La palla sembra alta, è destinata a terminare sul fondo, ma ha uno strano effetto, forse per un colpo di vento la traiettoria si abbassa ed il pallone entra in rete. Al 42esimo ancora la Juventus sulla fascia destra del proprio attacco, il cross è di Damiani, Bettega riceve e serve di testa Gori appostato davanti alla porta di Grassi, tiro e gol. Protestano gli ascolani per il fuorigioco, ma l'arbitro convalida. Prima che arrivasse il gol di Damiani, quello che ha sbloccato il risultato, il protagonista dell'incontro era stato Zoff, e questo dimostra come l'iniziativa sia stata subito assunta dagli ascolani con azioni tanto ficcanti e veloci quanto sfortunate. Al 21esimo Zoff era intervenuto a respingere per ben due volte consecutive i tiri di Zandoli, messo in buona situazione per segnare da Silva. Al 24esimo punizione per l'Ascoli, gola serve indietro Vivani che lascia partire un tiro fortissimo, si allunga ancora Zoff, devia ed è poi la traversa a respingere il pallone. Poi, come detto, i due gol della Juventus. Nell'intervallo, nell'intermezzo, il generoso tentativo dell'Ascoli per riequilibrare le sorti dell'incontro. Lo stadio del Duca è esaurito, ci sono circa 40.000 spettatori, la giornata è buona, col sole, arbitra Casarin, i calci d'angolo nel primo tempo 2-1 per l'Ascoli, siamo ora all'ottavo minuto del secondo tempo, Ascoli 0, Juventus 2, a voi Roma. Al quinto del secondo tempo la Lazio è già in vantaggio sul Cagliari per 3-0, la giornata è splendida, gli spettatori più o meno 45.000, l'arbitro Gussoni, nella Lazio squalificato Ghedin, Wilson va a fare il controllore di riva, al suo posto di libero gioca il giovane Manfredonia, nel Cagliari Virdis è in panchina mentre l'attacco si schiera con Nenè, Brugnera, Viola, Roffi e Riva. Lazio subito all'attacco mentre Riva si accinge a battere un calcio di punizione che va a finire però in calcio d'angolo. Vi dicevo, Lazio subito all'attacco e subito vicino al gol, al terzo su cross di Chinaglia Manfredonia si troverebbe in ottima posizione solo a centro area ma non aggancia. Al quinto da posizione angolatissima su punizione D'Amico lascia partire una botta che costringe Buso ad una difficile respinta a pugni uniti. Il Cagliari non fa nulla per uscire dalla propria area mentre nella Lazio cresce un D'Amico semplicemente unico, assolutamente geniale. Sulla scia delle sue intuizioni i biancazzurri trovano finalmente ordine e vanno a rete al 23esimo. Tiro di Chinaglia da fuori, Buso si lascia sfuggire il pallone, entra Garlaschelli in fila. Al 25esimo altro errore della difesa cagliaritana in area, Lamagni sbaglia il passaggio, aggancia Chinaglia che in girata segna e vola ad abbracciare Maestrelli. Il Cagliari azzarda solo al 33esimo con un tremendo sinistro al volo di Riva che sfiora l'incrocio dei pali e riscuote grandi applausi. Ma al 44esimo ennesimo show di D'Amico che salta un avversario, entra in aria in fila di precisione. 3-0 il risultato alla fine del primo tempo, angoli 5-0 per la Lazio, a voi Ferrara. Conferma il risultato del primo tempo, Spal 0, Catanzaro 0, mentre siamo giunti al nono minuto della ripresa. La partita, almeno fino a questo momento, ha offerto notevoli spunti agonistici. Si gioca praticamente al massimo delle energie, la Spal per cancellare le ultime due sconfitte, il Catanzaro per infrangere la tradizione negativa. La Spal ha esercitato una maggiore superiorità territoriale e almeno in un paio di occasioni è andata molto vicino al gol con Paina e Aristei. Tuttavia la maggior parte dei suoi attacchi sono stati controllati dall'ottimo centrocampo del Catanzaro, il cui filtro ha preservato il portiere Pellizzaro da ulteriori grossi pericoli. Allo scadere del tempo, eccellente occasione per la capolista su azione manovrata e tiro finale da distanza ravvicinata di Banelli con intervento acrobatico di Grosso che metteva la palla sopra la traversa. Gli angoli sono 4-4, ammonito Maldera per scorrettezze, risultato sempre di 0-0, gli spalti sono gremiti, c'è il sole ma la temperatura è rigida, il terreno comunque è in ottime condizioni. Arbitra Agnolin, nient'altro da segnalare, a voi studio. E dallo studio rapidamente alcuni cenni di cronaca e poi sentiremo ancora San Siro a Cesena. Cesena 2, Verona 0, le reti, 13esimo Frustalupi su rigore, un rigore concesso per fallo di Maddei su Festa, 27esimo raddoppia Urban di testa, Urban che sfrutta un passaggio di Frustalupi, e gli angoli 6-4 in favore del Cesena, terreno buono, 16.000 spettatori, arbitra il signor Mascia. A Perugia, Perugia 0, Roma 0, gli angoli in favore della Roma 2-1, terreno buono, 30.000 spettatori, arbitra il signor Levrero.
A Genova, Sampdoria 0, Bologna 1. 33esimo, rete di Nanni su passaggio di Clerici. Calci d'angolo 7-1 per la Sampdoria. Terreno buono 25.000 gli spettatori. Arbitra il signor Barboni. A Torino, primo tempo, Torino 0, Como 0. Primo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Como per una rete a 0. Rete segnata appunto al primo minuto da Graziani su passaggio di Pecci. Vediamo i calci d'angolo del primo tempo, sempre in favore del Torino 6-2. Il terreno è buono, 30.000 sono gli spettatori, arbitra il signor Barbaresco. Da segnalare al 30 e al 35esimo l'arbitro ha sospeso per pochi istanti la partita per scarsa visibilità dovuta a nebbia. Passiamo alla Serie B con la situazione al decimo del secondo tempo. Atalanta 1, Modena 1, Avellino 0, Genoa 0, Brescia 1, Novara 2, Brindisi 0, Ternana 1, Vicenza 1, Catania 1, Palermo 1, San Benedettese 0, Pescara 0, Taranto 0, Reggiana 1, Foggia 1, Varese 1, Piacenza 0. In Serie C, primi tempi di due partite, Cosenza 0, Crotone 0, Siracusa 1, Trapani 0, vogliate scusare, vai a Meri. Sì, qui siamo giunti al decimo minuto della ripresa, la situazione è di 1-0 per l'Inter, ricordiamo il marcatore Boninsegna al 35esimo minuto di gioco. La situazione meteorologica si mantiene sempre piuttosto precaria e vediamo ancora folate di nebbia sul terreno di gioco, ora la visibilità è piuttosto scarsa davvero. Intanto vediamo le formazioni delle squadre, il Napoli schiera Carmignani, Bruscolotti, La Palma, Burnic, Landini, Orlandini, Massa, Giuliano Sperotto, Esposito e Boccolini. Per l'Inter giocano Bordon, Giubertini, Oriali, Bertini, Gasparini, Facchetti, Galbiati, Marini, Boninsegna, Mazzola, Libera. Vi preghiamo, gentili ascoltatori, di avere un po' di pazienza con noi, cerchiamo di seguire le vicende di questa partita. Ricordiamo, la visibilità non è buona, qualche volta noi cerchiamo di vedere ma riusciamo soltanto a intravedere. Ecco un calcio di punizione in questo momento in favore del Napoli, battuto, c'è una mischia in aria, la difesa dell'Inter ha già allontanato la palla a termine in fuori laterale a tre quarti di campo nella metà campo dell'Inter. Intanto Carmignani è giunto un po' per scaldarsi, un po' per ribattere subito il pallone a tre quarti di campo, avendo abbandonato quindi la propria porta. Ecco ancora il Napoli in attacco, ecco una rimessa in gioco da parte del capitano della squadra Giuliano, vede libero Sperotto verso il fondo, gli cede la palla, il pallone termina in fallo laterale. Ci accorgiamo che non è Sperotto comunque, perché Sperotto è al centro al limite dell'area, il pallone è terminato fuori, c'è anche un calcio di punizione che Menegali, che dirige l'incontro, affida ora al Napoli. Battuto questo calcio di punizione viene chiamato all'azione La Palma, il cui termina sul fondo attraversando tutta l'area dell'Inter. L'Inter, ricordiamo, è pervenuta al successo al 35esimo minuto del primo tempo grazie a un bellissimo cross dal fondo di Mazzola, spostato in una posizione di ala sinistra, e una pronta ribattuta, una mezza rovesciata in porta, schiacciato il pallone in rete, il numero 9 dell'Inter Boninsegna tornato così al gol dopo il gol segnato proprio allo scadere della partita con la Fiorentina. Intanto vediamo che Facchetti ha effettuato una rimessa in gioco, la palla è recuperata ancora da Giuliano, che la passa subito sulla sinistra per la corrente La Palma, intervento ancora difensivo da parte di Galbiati, pallone recuperato ancora da Gasparini che esce fuori dall'area sulla destra, avanza ancora verso la linea centrale del campo, scontro con Giuliano, perde la palla il giocatore, la recupera prontamente ancora però Oriali, cerca di ribattere sul settore di destra. Ecco uno sbandieramento da parte del guardialinea, crediamo una posizione irregolare, un fallo commesso da un giocatore, si tratta di un fallo e di una punizione concessa al Napoli. Ecco pallone lanciato nel settore di Boccolini che viene però ancora fermato al 12esimo del secondo tempo qui a San Siro, mentre ricordiamo abbiamo ancora il pericolo della nebbia incombente, la situazione di 1-0 per l'Inter, rete di Boninsegna al 35esimo primo tempo. A Teciotti. Anche a Firenze il 12esimo e ancora la situazione di 0-0 fra Fiorentina e Milan. Bel cross da destra di Turone che si era proiettato nella zona della destra, ha respinto però molto bene Galdiolo per la Fiorentina, avviando l'azione di rimessa per Rocci, improvvisatosi alla sinistra, che ha superato la tre quarti in questo istante con un dribbling a rientrare, si libera di Gorin, poi cross a beneficio di Speggiolini marcato da Anquilletti, alla meglio il difensore rossonero, allunga la palla oltre l'out e quindi in fallo laterale. Il Milan, che deve rinunciare a Maldera e presente Rivera in panchina, gioca con Anquilletti e Savodini terzini, Bet stopper, Turone libero, Gorin alla tattica, scala mediana di spinta, Benetti e Bigoni interni, Calloni e Chiaruggi punte. Nella Fiorentina, sempre prima non solo di Caso e Guerini ma anche di Della Martire, il libero è Pellegrini, gli stopper Galdiolo, Bertini e rientrante Roggi, con Beatrice mediano a sostegno, Antonioni e Merlo interni, Bresciani, Casarsa e Speggiolini a punte. Sono definizioni di massimo, naturalmente queste che si riferiscono alla collocazione tattica dei giocatori, perché per esempio nel Milan Chiaruggi arretra spesso a fare il suggeritore anziché la punta, altrettanto può dirsi per Casarsa nella Fiorentina. Sta dirigendo, vi ricordiamo, Serafino davanti a 50.000 spettatori, ancora reti bianche tra Fiorentina e Milan mentre corre il 14esimo a Teascoli.
Ascoli sta iniziando il 16° minuto di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, è sempre la Juventus a condurre sull'Ascoli per 2-0. In questi primi minuti del secondo tempo è sempre l'Ascoli ad insistere all'attacco, mentre la Juventus ovviamente bada soprattutto a controllare il gioco nella zona di centrocampo per non correre eccessivi rischi. Al secondo la migliore occasione per l'Ascoli, originata da un calcio di punizione battuto da Vivani, riceve Castoldi che di testa sfiora il palo alla destra di Zoff. Da segnalare che proprio in inizio di ripresa, in apertura di ripresa, c'è stata una sostituzione nelle file dell'Ascoli, è rimasto negli spogliatoi Minigutti ed è entrato al suo posto con il numero 14 Ghetti. Già che ci siamo, diamo quindi una occhiata alle formazioni. Nella Juventus è rimasto fuori Capello, come previsto alla vigilia. Nell'Ascoli Riccomini ha risolto il problema del centravanti soltanto 10 minuti prima dell'inizio dell'incontro, schierando un Silva non al 100% delle proprie condizioni. Al 17° del secondo tempo, risultato invariato, Ascoli 0, Juventus 2, a voi Roma. Siamo al 14° all'Olimpico, la Lazio è sempre in vantaggio per 3-0 sul Cagliari. Vi ricordiamo che i gol sono stati segnati tutti nel primo tempo: al 23° da Garlaschelli, al 25° da Chinaglia, al 44° da D'Amico. Il Cagliari adesso è un tantinello più intraprendente, ma non è mai pericoloso. Riva è disperatamente solo e non trova nemmeno per sbaglio un compagno con cui dialogare. La Lazio forte del netto vantaggio per il momento si limita a controllare, e così il nostro taccuino relativamente a questa fase è piuttosto povero di appoggio. Punti. C'è adesso un'azione del Cagliari nell'area di rigore della Lazio, ma Brugnera spreca sparando alto. Siamo al quarto d'ora, 3-0 per la Lazio sul Cagliari. A voi Ferrara. A Ferrara siamo invece giunti al 17° minuto della ripresa, il risultato è sempre di 0-0 tra Spal e Catanzaro. In questo avvio di ripresa si è vista una maggiore aggressività da parte della Spal, con ottima occasione per l'ala destra Cascella, il cui tiro ha sfiorato la base del palo. Il Catanzaro comunque sta contrattaccando in questo momento con Vignando e sta disputando una partita molto intelligente. Per quanto riguarda le formazioni, la Spal è priva di Fasolato, squalificato per una giornata, al suo posto rientra Cascella, mentre Bianchi è spostato nel ruolo di interno destro. Il Catanzaro è lo stesso che domenica ha vinto a Genova, con una sola variante: Banelli numero 7 al posto dello squalificato Nemo. A te Bortoluzzi. Va bene Luzzi. A Cesena il Cesena è sempre in vantaggio sul Verona per 2-0 e questo al 12° della ripresa. Perugia siamo al 15°, la situazione è sempre di parità: Perugia 0 Roma 0. A Genova al 14°, Bologna in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0. A Torino al 10°, Torino 1 Como 0. Nessuna novità anche per quanto concerne le partite della Serie B. Per vostra comodità rileggo i parziali: Atalanta 1 Modena 1, Avellino 0 Genoa 0, Brescia 1 Novara 2, Brindisi 0 Ternana 1, Lanerossi Vicenza 1 Catania 1, Palermo 1 San Benedettese 0, Pescara 0 Taranto 0, Reggiana 1 Foggia 1, Varese 1 Piacenza 0. In Serie C Cosenza 0 Crotone 0, Siracusa 1 Trapani 0. Vorrei pregare da Ascoli e da Roma interventi ridotti, dato appunto i punteggi. Grazie, via San Siro. Sì, è il 16° minuto di ripresa, la situazione è immutata, conduce sempre l'Inter per 1-0, la nebbia un po' più fitta in questa occasione. Ecco Sperotto che porta il pallone verso il fondo, mi ha anticipato Gasparini, bel colpo di tacco, tende a servire Oriali, vi riesce poi Mazzola, limite l'area in azione difensiva, rilancia ancora Oriali che scatta, si porta verso il centro scambiando il pallone sul lato di sinistra ancora con Boninsegna, su cui si è parlato in questo momento Bruscolotti. Boninsegna in corsa, viene forse fermato fallosamente da Bruscolotti. L'arbitro Metegali fa cenno di correre, ma vediamo di lasciar correre, ma vediamo che la porta del Napoli in questo momento è scomparsa in un banco di nebbia, mentre riusciamo a vedere quella dell'Inter che è la nostra destra. Intanto il gioco prosegue, ecco Giuliano che ha ricevuto la palla a ridosso della fascia centrale del campo, avanza ancora, scambia il pallone sulla destra con Bruscolotti che ha varcato in questo momento la linea mediana del campo, supera Mazzola, serve Giuliano ma il tiro è troppo lungo e recupera ancora Galbiati che mette in azione Marini, quest'ultimo sulla sinistra ancora a Mazzola, ecco Mazzola a ridosso della linea centrale del campo, manda in avanti, colpo di testa di Landini che gioca su Boninsegna, intervento Giuliano che allunga ancora il pallone in avanti, ecco al limite della linea centrale del campo è Boccolini che ha recuperato la palla, si sposta verso il centro nel cerchio del centrocampo facendo ai compagni di smarcarsi, di portarsi in avanti, osserva lo schieramento della propria squadra, poi lancia verso Massa, rovesciato in avanti sulla destra però Landini che è scattato con Massa sulla destra, intervento però liberatore di Giubertoni che aggira il suo avversario del momento, si trattava di Orlandini, serve Mazzola, quest'ultimo ancora Giubertoni, ancora Facchetti, mentre esce Bordon, c'è quasi un malinteso
mezzo fra i giocatori dell'Inter, ma Facchetti, molto calmo, rimanda ancora la palla verso Mazzola, e Mazzola con altrettanto calma serve Facchetti. Da quest'ultimo il pallone lanciato verso il cerchio del centrocampo per Boninsegna, costretto ad arretrare, scambiato il pallone in avanti e poi scatta in posizione di fuorigioco libera. Dobbiamo ricordarvi che c'è stato un certo impegno dall'inizio della ripresa da parte del Napoli, che è alla ricerca del pareggio, e la squadra di Vinicio si sta destreggiando da circa 5 minuti nel tentativo di portarsi appunto in situazione di parità. Intanto abbiamo visto il pallone rotolare in rete, ma naturalmente c'è stata un'azione proseguita da libera su cui Menegale aveva già fischiato il fuorigioco, e ora attendiamo gli sviluppi di questa azione sul calcio di punizione battuto e su un'azione che si profila in questo momento sulla destra per il Napoli, con Orlandini che scende ancora verso l'area avversaria, si destreggia, entra in dribbling, poi in take è scivolato Bertini, allunga la palla in calcio d'angolo. Ci troviamo costretti a seguire anche questa azione di calcio d'angolo. Ecco che sulla sinistra della rete difesa da Bordon si sta per portare il giocatore incaricato del tiro, si tratta di Boccolini, che in questo momento mette la palla nel punto esatto dell'area d'angolo, mentre tutto il Napoli si porta all'attacco. Ancora una volta Carmignano abbandona la sua porta abbondantemente, parte il tiro, groviglia i giocatori, colpo di testa e parata di Bordon. Bordon ha deviato molto bene il pallone sul colpo di testa di Esposito, con deviazione ancora in calcio d'angolo. Attendiamo ancora questo tiro dalla bandierina, mentre ricordiamo e ripetiamo che il Napoli si è portato nuovamente in attacco. Ecco il tiro dalla bandierina che è di Boccolini, il pallone è un raso terra verso il limite dell'area per Bruscolotti, che tira ma molto alto, e l'obiettivo di Bruscolotti era il 7 alla destra di Bordon, il tiro è impreciso e il pallone termina sul fondo. E quindi 1-0 per l'Inter con rete di Boninsegna al 35esimo del primo tempo. A voi Firenze. Al 20esimo ancora reti bianche fra Fiorentina e Milan, due azioni da registrare nel periodo non collegato. Al 13esimo su cross da destra di Benetti, Chiaruggi ben appostato tentava senza successo il sinistro al volo, subito dopo punizione in favore della Fiorentina, batteva Antonioni sulla barriera, il rimpallo era preda per Spegiorin che tentava il sinistro da fuori area ma senza molto successo, tiro centrale che Albertosi controllava senza difficoltà. La Fiorentina in quest'ultimo scorcio dell'incontro mostra di gradire più un gioco di rimessa che quello dell'offensiva in massa, e il Milan ne approfitta per portarsi frequentemente nella tre quarti viola, come in questo caso con uno scambio fra Sabadini e Scala, cross di Scala verso il centro area viola, aggancia Calloni, esce Sberchi, rete di Chiaruggi che ha preceduto sia il compagno che il portiere viola, deponendo nel sacco ormai sguarnito. Superchi era uscito su Calloni che era stato lanciato dalla parabola di Scala. Calloni non sappiamo bene se ha fintato o se ha voluto deliberatamente lasciare la palla al compagno. Fatto sta che Superchi è stato ingannato dai movimenti del centravanti rossonero. Chiaruggi è intervenuto da distanza ravvicinatissima e con un corto tocco di sinistro ha deposto in rete. Pertanto la situazione al 21esimo a Firenze la seguente: Milan 1, Fiorentina 0. A voi Ascoli. Ad Ascoli siamo al 23esimo del secondo tempo, invariato il risultato, Ascoli 0, Juventus 2. Il gioco è diventato piuttosto nervoso, c'è molto nervosismo in campo e pertanto le nostre brevi segnalazioni riguardano le ammonizioni. A finire sul taccuino dell'arbitro è stato scorso per un fallo su Cucureddo, il centrocampista juventino è rimasto circa un minuto ai bordi del campo, poi è rientrato al 20esimo ad ammonire l'arbitro ha ammonito Gentile per un fallo su Vivani. Da segnalare ancora al 19esimo un contropiede della Juventus con Damiani, ma sul suo tiro si sono portati Castoldi e Logozzo che hanno rimediato. 23esimo del secondo tempo, Ascoli 0 Juventus 2, a voi Roma. È il 21esimo all'Olimpico, non è cambiato assolutamente nulla, la Lazio conduce sempre per 3-0 sul Cagliari, i biancazzurri si concedono ormai soltanto qualche guizzo mentre il Cagliari non va più in là di qualche triangolazione. Adesso la Lazio è in avanti con Chinaglia che è spostato nella posizione di ala sinistra, appoggia a Badiani in area di rigore, ma alla meglio il terzino Lamagni, si sta intanto preparando ai bordi del campo il numero 14 al Cagliari, Virdis, che dovrebbe entrare fra poco. Siamo adesso al 22esimo, la Lazio in vantaggio sul Cagliari per 3-0, a voi Ferrara. 25esimo minuto della ripresa, Spal 0 Catanzaro 0, partita sempre molto bella, molto veloce e interessante, con rapidi spostamenti del fronte. In questa fase della ripresa ora c'è la Spal all'attacco, ma poco fa il Catanzaro in uno dei suoi contrattacchi con Spelta ha sfiorato il gol. Spelta con una rovesciata volante ha mandato la palla a sfiorare la bassa del palo. Ancora il Catanzaro in questo momento che si sta disimpegnando alla tre quarti di campo. A voi studio. Qui è lo studio, nessuna novità da Cesena, da Perugia, da Genova e da Torino. A Cesena il Cesena è sempre in vantaggio sul Verona per 2-0 al 21esimo. 21esimo anche a Perugia, situazione di parità, Perugia 0, Roma 0. A Genova Bologna in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 21esimo. A Torino al 17esimo, Torino 1, Como 0. In Serie B due parziali sono cambiati. A Palermo la San Benedettese è pervenuta al pareggio, Palermo 1, San Benedettese 1. A Pescara in vantaggio, Pescara 1, Taranto 0, Via Ameri. Proprio in questo momento il Napoli ha pareggiato. Il Napoli ha pareggiato su calcio di punizione che è stato battuto con pallone messo
sulla linea di fondo ed è stato Giuliano a scaraventare il pallone in rete. Ricordiamo, palla messa sulla linea di fondo, sulla sinistra della rete difesa da Bordon, un calcio di punizione concesso per fallo di Facchetti su Giuliano. Tiro di calcio di punizione, un po' di mischia in aria e Giuliano di prepotenza, e mentre Bordon era quasi spostato sulla sinistra della propria porta per un precedente intervento, Giuliano ha scaraventato il pallone in rete, pertanto è entrato in collegamento con San Siro, mentre il Napoli è pervenuto in al pareggio. Ricordiamo, Giuliano ha pareggiato le sorti dell'incontro. L'Inter ha rimesso il pallone in gioco, ecco che si destreggia ancora l'Inter sulla fascia centrale del campo, ecco il pallone toccato in avanti per Libera che scatta la linea centrale del campo, si libera di un avversario, avanza ancora, nebbia sempre piuttosto fitta, avanza ancora al limite dell'area, cerca di destreggiarsi, è subito circondato da tre avversari, perde la palla ed ecco ancora una volta che Esposito avanza verso la linea centrale del campo, allunga il pallone in avanti verso Sperotti che segue contro la palla ma perde il pallone, alle sue spalle è pronto Gasparini per intercettarlo e per rilanciare ancora a Galbiati sulla linea centrale del campo, avanza Galbiati di qualche passo, poi passa Boninsegna che si destreggia molto bene, sta per liberarsi di Landini ma recupera alle spalle di Boninsegna ancora Esposito che rimette in azione il portiere Carmignani che si è spostato al limite dell'area e recupera il pallone con i piedi senza toccarlo con le mani, rimette in azione ancora al limite Bruscolotti, quest'ultimo ancora il pallone ad Esposito, a Giuliano che tocca male la palla servendo Mazzola, ecco il capitano dei Nerazzurri che rilancia ancora Boninsegna, Boninsegna riesce ad afferrare, a raccogliere la palla, anche Bertino riesce a farsi luce ed ecco il Napoli che si riporta in attacco, scende ancora sulla destra Orlandini, ecco Orlandini che allunga in aria un pallone per Massa, esce Bordon, perde il pallone anche perché Massa forse l'ha ostacolato un po' fallosamente, Menegali concede un calcio di punizione in favore dell'Internazionale. Siamo giunti al 24esimo minuto e 30 secondi della ripresa, situazione di parità ricordiamo con rete messa a segno da Boninsegna al 35esimo primo tempo e pareggio ottenuto da Giuliano qualche istante fa. Intanto vediamo ancora la palla in possesso dei giocatori del Napoli per qualche istante, la palla termina in laterale all'altezza della fascia centrale del campo per la rimessa in gioco dell'Inter. La nebbia in questo momento si è un po' sollevata, il gioco quindi prosegue con una visibilità migliore rispetto a quella di qualche minuto fa, la rimessa in gioco a proprio ridosso della linea centrale del campo, viene impegnato Esposito che ha ricevuto la palla e tocca subito per Giuliano che aveva la sua destra, avanza il capitano del Napoli nella posizione di mezzo sinistro, ha fermato improvvisamente il pallone con un altro colpo di tacco, il pallone ancora recuperato da Giuliano e quindi concesso ad Esposito, scambiano ancora i due, ancora un'azione d'attacco del Napoli fermata al limite dall'Inter al 25esimo, 1-1 il risultato dell'incontro di San Siro. A voi Firenze. A Firenze si gioca il 25esimo, ancora 1-0 in favore del Milan la situazione, vi ricordiamo che i rossoneri hanno segnato 4 minuti fa, cioè al 21esimo, con Chiarugi che ha potuto approfittare di un equivoco di Superchi distratto dall'azione di Calloni intervenuto su una parabola da sinistra di Scala che aveva ricevuto da Sabadini. Intervenendo sotto misura, Chiarugi è riuscito a sorprendere il portiere e a mettere la palla da distanza ravvicinatissima nella rete ormai vuota, in quanto Superchi era stato appunto ingannato dai movimenti di Calloni ed era uscito. In attacco ancora il Milan con Torone, il libero, che si è improvvisato alla destra, giunto al vertice destro dell'area di rigore viola, viene atterrato dall'intervento di Pellegrini. Il libero viola si scusa nei confronti dell'avversario, Serafino comanda un calcio piazzato in favore del Milan. Al termine di questa azione passeremo alla linea provenzale ad Ascoli. Sulla linea di battuta si stanno portando Chiarugi e Benetti, il capitano rossolino sembra intenzionato a battere, poi parlamenta un poco con il proprio compagno di squadra, mentre Serafino è impegnato nel far osservare la distanza regolamentare alla barriera dei difensori fiorentini. Parte la parabola di Chiarugi, di sinistro a spiovere, Calloni è in ritardo per l'intervento, recupera Benetti, su di lui si porta immediatamente il numero 13, e cioè Desolati, subentrato proprio qualche secondo fa a Beatrice che ha abbandonato il terreno di gioco in questo istante. Ancora Benetti in attacco, ha crossato a beneficio di Calloni, anzi di Begonne, preceduto dall'intervento di Casarza, lanciato Antonioni, azione di rimessa abbastanza limpida dalla Fiorentina, palla allargata sulla destra per Speggiorin che sta per superare Anquilletti, lo supera in effetti, si porta la palla sul sinistro, serve in centro area Casarza, preceduto però il centravanti viola da un intervento della difesa rossonera con Anquilletti prima e Betta successivamente, opportunità sfumata. Siamo al 26esimo e 30 secondi a Firenze, Milan è sempre in vantaggio per 1-0 a Provenzali. Ad Ascoli siamo al 29esimo del secondo tempo, invariato il risultato, la Juventus è in vantaggio per 2-0 sull'Ascoli, Ascoli il quale adesso è in attacco con il suo centravanti Silva che si porta sulla linea di fondo, ci sono due o tre giocatori della Juventus che tentano di contendergli il pallone, la palla poi termina sul fondo, poco fa l'Ascoli aveva battuto senza effetto il suo settimo calcio d'angolo contro l'uno della Juventus.
Juventus ed aveva giocato per 2 o 3 minuti in 10 uomini per l'uscita temporanea dal campo di Vivani, per infortunatosi per uno scontro c'è parso con Furino. Vivani poi è rientrato. Siamo al 30° del secondo tempo con la Juventus in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. A voi Roma. 27° all'Olimpico, 3-0 per la Lazio sul Cagliari. Al 23° è entrato il numero 14 del Cagliari, Virdis, al posto di Nenè. Da segnalare che al 25° c'è stato da parte del Cagliari un bel tiro al volo di Quagliozzi parato da Pulici. Subito dopo Badiani, liberissimo in area del Cagliari, leggermente spostato sulla destra, manda al lato. La Lazio sfiora ancora il 4-0 al 26° con un bolide di D'Amico al volo da fuori area che sfiora l'incrocio dei pali. Siamo adesso al 28°, sempre 3-0 per la Lazio sul Cagliari. A voi Ferrara. A Ferrara ancora 0-0 tra Spalle e Catanzaro al 35° minuto della ripresa. Si gioca praticamente a tutto campo in questa fase finale della partita. Il Catanzaro, che ha impostato la sua gara come domenica a Genova, sta facendo più pericoloso, più aggressivo e contrattacca con decisione. La Spal comunque insiste nella sua manovra, cercando di sfruttare soprattutto le fasce laterali. A voi studio. Qui è lo studio a Cesena, terza rete per il Cesena, segnata al 20° da Zuccheri su passaggio di Festa. Quindi la situazione è questa: 27° Cesena 3, Verona 0, 27° Perugia 0, Roma 0, a Genova 27° Bologna in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, a Torino 26° Torino 1, Como 0, al 24° un rigore per il Torino non è stato realizzato da Pulici, ha respinto il palo. In Serie B Atalanta 1, Modena 1, Avellino 0, Genoa 0, Brescia 1, Novara 2, Brindisi 0, Ternana 1, Lanerossi Vicenza 1, Catania 1, Palermo 1, San Benedettese 1, Pescara 1, Taranto 0, Reggiana 1, Foggia 1, Varese 1, Piacenza 0. In Serie C Cosenza 0, Crotone 0, Siracusa 1, Trapani 0. Vorrei maggior spazio per Ameri, interventi flash dagli altri colleghi, grazie, via San Siro. 29° minuto della ripresa, situazione di parità, una rete per il Napoli, una rete per l'Internazionale, ha segnato l'Inter al 35° in primo tempo con Insegna, ha pareggiato Iuliano al 24°, come vi abbiamo detto in cronaca diretta. La partita si mantiene sempre aperta, veloce, interessante, in alcuni momenti divertente, corretta nonostante l'importanza della posta e l'impegno dei contendenti, e anche la nebbia sembra decisa a fare giudizio. Intanto vediamo che un uomo della panchina napoletana si sta per avviare in questo momento sul terreno di gioco, si tratta di Vavassori, il quale prende posto in questo momento di Bruscolotti, che esce dal terreno di gioco applaudito dai tifosi napoletani che sempre in larghissimi stuoli, in larghissime falangi hanno seguito la loro squadra in questa dura trasferta sul terreno di San Siro. C'è un calcio di punizione che sta per essere battuto per il Napoli. Ecco il Napoli che in questo momento si trova in proiezione offensiva tenendo Massa e Sperotto ai margini dell'area. La punizione sta per essere battuta da Iuliano. A tre quarti di campo, nella metà campo dell'Inter, il capitano è spostato sulla sinistra. La rincorsa non è molto lunga, poi Iuliano rimette ancora il pallone avanti di qualche 30 centimetri, riprende ancora la rincorsa per battere questo calcio di punizione. E ricordiamo quindi che Vavassori alla mezz'ora è entrato a sostituire Bruscolotti, il calcio di punizione di Iuliano ribatte sui piedi di un giocatore dell'Inter, poi recuperato ancora il settore di sinistra, ecco Vassori che tocca di testa il suo primo pallone, rimette in azione Esposito, quest'ultimo cerca di filtrare, tocca ancora il pallone per Iuliano che distribuisce il gioco questa volta sulla sinistra per La Palma, scatta ancora in avanti nel settore di sinistra Esposito per recuperare il passaggio di ritorno di La Palma, ma non riesce a giungere in tempo sul pallone che termina in faro laterale. La rimessa in gioco vede impegnata la difesa dell'Inter con Bordon uscito fuori dei pali, si è spostato sulla sinistra, ecco un lancio poi con le mani a Gasparini che subito rilancia verso il centro, nessuno degli attaccanti dell'Inter è pronto a ricevere, cerca di riportarsi ancora in attacco il Napoli, scende con azione di Iuliano Orlandini, al limite parte un tiro secco di Iuliano in corsa, il pallone termina sul fondo sulla sinistra della rete difesa da Bordeaux. Al 31° della ripresa 1-1 fra Inter Napoli, a voi Firenze. 31° anche a Firenze, Antonioni in piena area del Milan, libera Bigon sul cross di Antonioni stesso, poi Benetti perfeziona il gioco di rimessa avviato dal compagno di squadra lanciando Chiaruggi. Siamo giunti, ripetiamo, al 31°, ancora 1-0 per il Milan nella situazione a Teascoli. Ad Ascoli siamo al 34° del secondo tempo, invariato il risultato, Juventus in vantaggio sull'Ascoli per 2-0, c'è stata un'uscita di Zoff sui piedi di Silva, in precedenza al 31° una buona occasione per Morello, ma il suo tiro dal limite è stato deviato da Tardelli, e poi al 33° un gran tiro di Perico terminato però abbondantemente alto sopra la traversa. 34° del secondo tempo, Ascoli 0, Juventus 2, a voi Roma. 31° all'Olimpico, 3-0 per la Lazio sul Cagliari, da segnalare soltanto che alla mezz'ora è entrato in campo il numero 14 dei laziali Ferrari, che ha sostituito D'Amico, uscito accompagnato da grandi applausi. Al 31° un gran tiro di Riva di poco sulla traversa. Siamo al 32°, sempre 3-0 per la Lazio sul Cagliari, a voi Ferrara.
A 6 minuti dalla conclusione, Spal e Catanzaro sono sempre sullo 0-0. La partita sul campo si va praticamente spegnendo, mentre si accende qualche mischia sugli spalti. A voi studio. Bene, qui è lo studio, ottima la panoramica così, grazie Luzia. A Cesena siamo al 32esimo, Cesena 3, Verona 0. A Perugia al 32esimo, Perugia 0, Roma 0. A Genova 32esimo, Sampdoria 0, Bologna 1. A Torino 29esimo, Torino 1, Como 0. In Serie B un punteggio è cambiato, Palermo in vantaggio, Palermo 2, San Benedettese 1, via San Siro. Minuti di gioco qui a San Siro, 32esimo minuto di gioco qui a San Siro, risultato immutato, risultato di parità fra Internazionale e Napoli, c'è un calcio di punizione al limite dell'area dell'Inter che sta per essere battuto dall'Inter, il tiro di Facchetti indirizzato oltre la linea centrale del campo, ecco un colpo di testa di Mazzola, il pallone recuperato ancora da Giuliano che aggira Bertini, avanza sul settore di destra, scende, poi lancia ancora il pallone verso Massa al limite dell'area, ma Massa inciampa sul pallone, termina a terra, ecco Giubertoni che recupera la palla, la cede a Bertini, il palo avanza, diagonale verso il centro che è in possesso in questo momento la palla, rilancia ancora il pallone all'indietro per Gasparini che allarga il gioco ancora sul settore di destra, ecco uno scambio ancora di Gasparini sul settore di destra con Giubertoni, il pallone poi termina in fuori laterali perché Gasparini non è riuscito a controllarlo molto bene, la rimessa in gioco da parte del Napoli, ecco il pallone rilanciato ancora sulla sinistra, un altro intervento difensivo da parte dei giocatori dell'Inter ed ecco sulla fase centrale del campo che si destreggia ancora una volta il numero 3 Oriali rilanciando verso Bertini, quest'ultimo allarga il gioco sul estremo settore di destra per Marini, intercettamento di difensiva al limite da parte di un difensore, Mazzola di testa in aria, colpo di testa di Vavassori che respinge, poi ancora verso la linea di fondo c'è stato un altro intervento di Landini che forse non ottiene l'effetto sperato dall'Inter. Non si tratta di calcio d'angolo, dice l'arbitro Menegali che dirige l'incontro, si tratta di un tiro di rimessa da parte del Napoli da fondo campo. Quindi al 35esimo minuto di gioco del secondo tempo, parità fra Inter e Napoli, a voi Firenze. Calloni servito in piena area al 35esimo da Benetti, spreca l'occasione, avrebbe potuto tirare verso la porta di Superchi, ha cercato invece con un corto cross Chiaruggi e la sua parabola è stata controllata dai difensori viola, è terminato frattanto a terra un giocatore della Fiorentina, Serafino interviene, interrompe il gioco, intervengono anche i sanitari viola per soccorrere il proprio giocatore, si trattava di Giovanni Bertini, lo stopper messo in campo in questa occasione da Mazzone che ancora si riaccascia a terra dopo essersi alzato. Siamo giunti al 35esimo, ripetiamo, ancora Milan in vantaggio per 1-0 ai provenzali. Ad Ascoli è il 37esimo del secondo tempo, invariato il risultato, Ascoli 0 Juventus 2. Ecco adesso una conclusione di Silva che per poco non accorcia le distanze, infatti Silva era in ottima posizione a circa 3 o 4 metri dal portiere della Juve, Zoff ha colpito ma la palla è terminata alta sopra la traversa, invariato pertanto il risultato, Ascoli 0 Juventus 2. A voi Roma. 34esimo all'Olimpico, nulla di mutato, 3-0 per la Lazio sul Cagliari, da segnare soltanto al 33esimo, una girata piuttosto difficile di Ferrari, mentre c'è adesso Riva in area di rigore della Lazio che si destreggia fra tre avversari ma Rececconi poi mette in angolo, vi dicevo una girata difficile di Ferrari in pressato in area e tutto sulla sinistra, tiro di poco a lato, siamo al 35esimo, 3-0 per la Lazio, a voi Ferrara. A Ferrara siamo invece al 37esimo minuto della ripresa, il risultato è invariato, sempre 0-0 tra Spal e Catanzaro, c'è un attacco della Spal, reagisce molto bene il Catanzaro, fa filtro a centrocampo, ora Vignando è atterrato sulla linea centrale, niente da segnalare, a voi studio. E qui è lo studio, ancora niente da segnalare sugli altri quattro campi della Serie A. Cesena, Cesena in vantaggio sul Verona per 3-0 al 35esimo, 35esimo anche a Perugia, sempre risultato di parità, Perugia 0 Roma 0, a Genova 35esimo sempre il Bologna in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, a Torino 31esimo Torino 1 Como 0. In Serie B da segnalare, due parziali sono cambiati, quelli relativi alle partite di Reggio Emilia e di Varese. A Reggio Emilia il Foggia è passato in vantaggio, Reggiana 1, Foggia 2. A Varese il Piacenza ha pareggiato, Varese 1, Piacenza 1, vai San Siro. Incombente qui a San Siro il pericolo della nebbia, ora vediamo che il vento fortunatamente la porta via davanti ai nostri occhi, il risultato è immutato ovviamente, se no avremmo interrotto, siamo giunti a circa 9 minuti dalla conclusione dell'incontro, risultato di parità, assegnato Boninsegna per l'Inter al 35esimo, ha pareggiato Giuliano al 24esimo. Per gli amanti delle statistiche dobbiamo ricordare che la nostra Serie A ha toccato oggi un altro traguardo, quello delle 34.000 reti ufficiali, il conto comprende i gol segnati in tutti i campionati dal 1929 a oggi compreso
quello misto della stagione 45-46, ma non tiene conto di quelli segnati in occasione di vari spareggi giocati di volta in volta, specie per la retrocessione. Fino a questa mattina le nostre reti ufficiali del nostro campionato segnate complessivamente in Serie A erano 33.987. Per fare cifra tonda mancavano 13 reti, ebbene oggi la tredicesima rete in ordine di tempo, cioè la rete numero 34.000, è stata firmata proprio qui a San Siro da Giuliano al 24esimo, quando ha segnato il gol del pareggio del Napoli. Intanto ora la nebbia si fa ancora più fitta, c'è un attacco da parte dell'Inter, il pallone al limite dell'area, è già stato respinto la difesa del Napoli, che ancora Giuliano, uno dei migliori senz'altro, che si destreggia, perde la palla, la recupera ancora al limite, vediamo Mazzola che cerca il tiro, passaggio a Marini, intercettamento di un difensore, ancora sulla destra Boninsegna, ancora un tiro verso la porta di Carmignani che si tuffa accompagnando senza toccare la traiettoria della palla verso il fondo. Siamo a circa 8 minuti dalla conclusione dell'incontro, una rete per parte, ecco la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore del Napoli che ha recuperato già il pallone, ricordiamo che il Napoli poco minuti fa ha mandato in campo Vassori al posto di Bruscolotti. Ecco Carmignani che attende di osservare il piazzamento dei compagni prima di effettuare la rimessa in gioco che viene con tocco al limite dell'area sulla destra per Burnic che restituisce ancora la palla all'estremo difensore. Menegali facendo di essere piuttosto solleciti in queste azioni di rimessa, per cui noi lasciamo perdere ora la cronaca di questa partita e cediamo la linea a Firenze. Dove si gioca il 38esimo della ripresa, negli ultimi due minuti da segnalare altrettante prodezza dei portieri, al 36esimo Superchi ha salvato bravamente su conclusione ravvicinatissima di Calloni, al 37esimo prodezza di Albertosi su bomba da pochi passi di Casarza che era intervenuto su un cross da destra di Antonioni, ancora Superchi di scena qualche secondo fa su un bel tiro al volo di Bigon che era stato servito da Chiarugi, ancora Bigon sulla palla, viene preceduto da Casarza, si avvia il centravanti viola verso il tiro ai 16 metri, viene messo a terra da un intervento in ripiegamento difensivo di Scala. I due si riappacificano mentre Serafino comanda il calcio piazzato in foro di Viola, al termine del quale passeremo la linea provenzale ad Ascoli. Merlo, il capitano della Fiorentina, si pone sulla linea di battuta, ha accanto a sé anche Antonioni, marcato però a vista da Scala, che si porta poi oltre la distanza regolamentare verso il punto di battuta. Serafino lo invita ad arretrare, parte la parabola di Merlo, colpo di testa verso Albertosi che controlla in uscita e chiude in presa. Siamo giunti al 39esimo, Milan è sempre in vantaggio per 1-0 tra i provenzali. Ad Ascoli mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, nulla di nuovo, Ascoli 0, Juventus 2, pochi secondi fa c'è stata un'azione di contropiede della Juventus impostata sulla destra da Damiani, ne è uscito fuori invece di un tiro, una specie di tiro cross sul quale comunque non è intervenuto in tempo ad agganciare Gori. 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Ascoli 0, Juventus 2, a voi Roma. 7 minuti al termine della partita all'Olimpico, niente da segnalare, la Lazio conduce sempre per 3-0 sul Cagliari, a voi Ferrara. A Ferrara mancano 3 minuti alla conclusione della partita, il risultato è sempre di 0-0 fra Spalle e Catanzaro, non c'è niente di particolare nemmeno qui da segnalare, a voi studio. Bene Luzzi, qui è lo studio a Cesena 3, Verona 0 al 39esimo, 39esimo anche a Perugia 0, Roma 0, a Genova 39esimo, Sampdoria 0, Bologna 1, a Torino 36esimo, Torino 1, Como 0. Vi rilevo ancora il quadro della Serie B, Atalanta 1, Modena 1, Avellino 0, Genoa 0, Brescia 1, Novara 2, Brindisi 0, Ternana 1, Lanerossi Vicenza 1, Catania 1, Palermo 2, San Benedettese 1, Pescara 1, Taranto 0, Reggiana 1, Foggia 2, Varese 1, Piacenza 1. In Serie C Cosenza 0, Crotone 0, Siracusa 1, Trapani 0. Mancano mi pare 6 o 7 minuti al termine della partita di San Siro, ti lascerei la linea Mary se la visibilità ti consente però di lavorare senza difficoltà. Sì, d'accordo Roberto, posso lavorare. Va bene, allora prego interventi per novità o finali dagli altri campi. A voi San Siro, linea. Bene, d'accordo Bortoluzzi. È una cosa un po' strana seguire una partita in cronaca nella nebbia. Qualche volta la partita viene assistita dal pubblico in assoluto silenzio e si cerca di percepire addirittura il rumore della folla, che può in quel momento vedere con molta comodità, ossia che può vedere bene le fasi dell'incontro. Pochi istanti fa la partita si svolgeva sulla nostra sinistra e stavamo proprio in attesa di poter sentire, di poter captare attraverso l'urla della folla e quello che poteva capitare appunto alla nostra sinistra, noi si vedeva piuttosto poco. Intanto in questo momento preghiamo i nostri spettatori che sono davanti a noi di volersi abbassare gentilmente, di volersi spostare, grazie. Ecco, seguiamo ancora le fasi di questo incontro, la nebbia la fa ancora da padrona sul terreno di San Siro, ma possiamo seguire l'intervento della difesa dell'Inter con pallone recuperato nel cerchio del centrocampo da un centrocampista del Napoli, lanciata ancora Giuliano in avanti, ecco Massa sulla destra a scattare, colpo di tacca ancora per Giuliano che si è spostato ancora sul settore di destra, avanza verso il fondo, ecco
pronta al cross, passa Orlandini che entra in area, ritocca ancora verso fuori area per Iuliano, cross, esce Bordon, riesce ad afferrare bene il pallone, si sposta al limite dell'area, fa scivolare la palla per terra e si appresta ad effettuare il rinvio. Mancano ora 3 minuti alla conclusione dell'incontro, Inter e Napoli 1-1. Ecco il pallone sulla fascia centrale del campo dove Mazzola cerca di esteggiarsi, di sottrarlo a un giocatore del Napoli. Scusa Neri, Ascoli che interrompe, la Juventus ha segnato il terzo gol con Bettega, adesso sta conducendo per 3-0 a terra linea. Ebbene, grazie, ecco, vediamo ancora la partita proseguire sul settore di destra, avanza in questo momento l'Inter in attacco, oltre la linea centrale del campo ha recuperato Marini, lancia verso il proprio compagno d'attacco, ecco libera, entra in area sulla sinistra, tiro, il tiro è molto alto, il pallone termina sul fondo, una staffilata di libera che era stato lanciato molto bene sul suo settore e di sinistra, è entrato libera in area e ha scoccato un tiro che però ha superato la traversa ed è terminato sul fondo. Preghiamo uno spettatore di volersi spostare, di non tenere la radio accesa davanti a noi se non c'è un innesco del nostro microfono, grazie. Ecco intanto un tiro di rimessa da parte del Napoli, ecco il portiere Carmignani che già ha ricevuto il pallone, lo scambia a destra con il compagno di squadra Burnic, quest'ultimo tocca ancora per Carmignani che fa scivolare la palla a terra in aria, si sposta al limite e cerca di effettuare la rimessa in gioco, rimessa da parte dell'estremo difensore del Napoli, pallone oltre la linea centrale del campo, recuperato ancora da Iuliano che tocca l'indietro per Esposito, ecco ancora Esposito in azione insieme con Iuliano, Iuliano la manda al pallone sull'estremo settore sinistra per la Palma che tocca male la palla termina in fallo laterale. Attenzione San Siro, soltanto un attimo, una notizia da Perugia, 2 minuti dal termine, la Roma è passata in vantaggio, Perugia 0, Roma 1, 43esimo rete di Cordova su passaggio di Spadoni, mi scuso, a te alla linea Meri. Sì, d'accordo Bortoluzzi, ecco la rimessa in gioco da parte dell'Inter, ecco l'Inter che si proietta ancora all'attacco sul settore di destra, pallone in aria dell'Inter, entra ancora Bertini verso il fondo, si destreggia, si libera di un avversario, tocca all'indietro ancora per i compagni di squadra Marini, lancio in aria, groviglio di giocatori, ecco Carmignani che poi scatta, ecco poi al limite un intervento da parte di un giocatore dell'Inter che cerca di riportare attenzione ancora pallone avanti, prego. Scusa se ti interrompo, da Ascoli, finale ad Ascoli, Juventus batte Ascoli 3-0 a terra linea. Il pallone stazione in questo momento nella metà campo del Napoli, ancora Marini che cerca di lanciare la palla sulla destra dove in questo momento è in azione il Boninsegna che scende velocissimo sul settore di destra, rimette al centro, esce il portiere Carmignani, c'è un po' di mischia in aria e rete, crediamo che sia la rete, sì, in mezzo a un nebbione indescrivibile l'Inter è riuscita a segnare, non vi possiamo dire per il momento chi è stato il giocatore che proprio allo scadere del tempo ha portato nuovamente in vantaggio la squadra nerazzurra, ma c'è stato effettivamente qualcuno che ha messo il pallone in rete, vi abbiamo detto che forse più che vedere potevamo sentire la partita attraverso le urla del pubblico, abbiamo visto a un certo punto alcune ombre nerazzurre balzare nella nebbia con le mani tese verso il cielo, poi abbiamo sentito l'urlo della folla, l'Inter è pervenuta al successo. Vi sapremo dire senz'altro fra non molto tempo chi è stato l'autore del gol. Ecco che siamo giunti allo scadere proprio del 45esimo minuto del secondo tempo, l'Inter dunque è passata nuovamente in vantaggio ed ecco che il Napoli sta per rimettere il pallone in gioco, i giocatori dell'Internazionale si portano a centrocampo, l'arbitro Menegari controlla il cronometro, ha ancora discussioni nella metà campo dell'Inter, forse si penserà da parte dell'Inter un'eventuale sospensione per la scarsissima visibilità sul terreno di gioco, ecco Boninsegna che recupera la palla, la ridà al centravanti del Napoli per la rimessa, ecco il numero 9 Sperotto che lancia il pallone sull'estremo storico di sinistra per Boccolini, quest'ultimo restituisce ancora la palla ad Esposito, ma poi c'è ancora 2 palloni addirittura in questo momento sul terreno di gioco, non sappiamo se l'azione, no, non era senz'altro valida l'inizio del gioco da parte del Napoli, ora è valido questo secondo inizio e 2 palloni ripetiamo sono presentati sul terreno di gioco ed ecco in questo momento sul settore di destra Orlandini che ha recuperato la palla, supera la linea centrale del campo, scende per toccare ancora sulla sinistra per Iuliano, ecco Iuliano che si destreggia, si scontra con Mazzola e anche con Libera, scatta frattanto Bertini a retrovie, avanza verso la linea media del campo, la varca in questo momento, lancia ancora sulla sinistra dove tardi giunge in corsa Libera soltanto per assistere all'uscita del pallone in fallo laterale, la rimessa in gioco sulla linea dei tre quarti di campo napoletani per il Napoli, Orlandini ha ricevuto il pallone da Bavassori, attenzione Meri, scusa Meri, finale a Firenze, Milan batte Fiorentina 1-0 a terra linea, Bavassori. Attenzione a Meri, scusa, anche a Ferrara, partita terminata, Spalle e Cadanzaro 0-0 a terra linea. Ecco il pallone frattanto che è terminato sulla rimessa in gioco, ancora verso le retrovie dell'Inter, dove il portiere Bordon uscendo fuori di pari ha già recuperato.
Intanto si accendono dei falò sugli spalti di San Siro, su quelli che sono nel settore dei distinti, ed è l'unico segno di vita che c'è. Scusa, qualcuno. Mary, è terminata la partita anche all'Olimpico, 3-0 per la Lazio sul Cagliari, a te la linea. E proprio in questo momento l'arbitro Menegali dà il segnale di chiusura dell'incontro. Sull'arbitro si portano i giocatori della squadra per stringere la mano. Finisce così una partita che è stata molto veloce, molto combattuta, con l'Inter in evidenza nella seconda parte del primo tempo, quando ha segnato la sua rete, con il Napoli in evidenza per buona parte del secondo tempo e con l'Inter di nuovo in evidenza in un finale davvero drammatico, si è svolto per la maggior parte nella nebbia, nella più assoluta invisibilità. Comunque l'Inter è riuscito a passare in vantaggio proprio allo scadere del tempo. Non vi sappiamo ancora dire chi è stato l'autore di questa rete, ve lo sapremo dire più tardi quando riusciremo a collegarci negli spogliatoi. Abbiamo, ripetiamo, più intravisto che visto questo secondo gol dei nerazzurri, i quali lasciano il terreno di gioco con una vittoria. Indubbiamente, dopo le recenti sventure e le ultime due sconfitte della squadra nerazzurra, l'Inter è toccata nel orgoglio, ha saputo reagire molto bene ed oggi ha dato una grossa soddisfazione ai tifosi nerazzurri, cogliendo un successo di prestigio contro un Napoli che, dobbiamo dire, privo di Savoldi e Bragli, ha fatto quello che ha potuto. Una bella partita, una partita molto combattuta e soprattutto, teniamo a sottolineare, una partita molto corretta. L'incontro hanno assistito 50.000 spettatori, ha arbitrato l'arbitro Menegali. Il nostro servizio da San Siro è terminato, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda le cassette di Natale Stock. Stock è il regalo di Natale senza barba, perché è un regalo diverso. Qui allo studio, allora, questa è la panoramica per i risultati finali. Linea Sandro Ciotti. Grazie Bortoluzzi, ti ricordo il finale di Firenze, Milan batte Fiorentina 1-0, a voi Ascoli. Ad Ascoli il risultato finale, Juventus batte Ascoli 3-0, a voi Roma. La Lazio ha battuto il Cagliari per 3-0, a voi Ferrara. Finale a Ferrara, spalle Catanzaro 0-0, a voi studio. Qui allo studio gli altri risultati finali sono 3 per il momento. A Cesena, Cesena batte Verona 3-0. A Perugia, Roma batte Perugia 1-0. A Genova, Bologna batte Sampdoria 1-0. Scusa Bertoluzzi, sì? Vorrei completare la cronaca da San Siro. Ho ricevuto in questo momento una telefonata di spogliatoio, ha segnato Facchetti. Bene, grazie a Mary. Qui ancora allo studio, in questo istante ci comunicano il risultato finale di Torino. Torino batte Como 1-0. Ripasso la linea a Sandro per le brevi cronache. Via Firenze. D'accordo Bortoluzzi, ti ricordo ancora il risultato. Il Milan ha battuto la Fiorentina 1-0 grazie a una rete messa a segno da Chiarugi al 21esimo della ripresa. Non solo le assenze di Guerini, Caso e della Martina, ma anche una certa mancanza di convinzione hanno tolto autorità a questa prestazione della Fiorentina, che ha manovrato spesso con ordine e sufficiente lucidità, ma alla quale è sembrato mancasse la voglia e l'intenzione di mordere l'avversario e di aggredirlo stringendo progressivamente le cadenze della propria azione. Nel determinare questo atteggiamento de Viola hanno giocato anche due circostanze negative: la giornata non felicissima degli interni e la carenza di nerbo delle punte, troppo spesso sopraffatte sul piano atletico dai difensori rossoneri. Il Milan ha naturalmente sfruttato scrupolosamente tutte queste circostanze, muovendosi con ordine, talvolta anche con il conforto di idee non peregrine, come le frequenti inversioni di compiti fra Bigon e Chiarugi, alternativamente nei panni del rifinitore della punta, sicché il suo gioco di rimesse è apparso in molte occasioni efficace, anche se le conclusioni davvero temibili non sono poi state molto numerose. Che poi il gol sia stato ottenuto dal solito ex Chiarugi dà oltretutto anche sapore di beffa a questa battuta a vuoto degli uomini di Mazzone, ma è forse il caso di dire che questa beffa in larga misura i Viola l'hanno cercata. Fra di loro i migliori sono persi Pellegrini e Casarsa, fra i vincitori Turoni e Bigon, con note di merito anche per la difesa, Albertosi su tutti e Chiarugi. Ha arbitrato Serafino davanti a 50.000 spettatori. Ricordiamo ancora il risultato finale: Milan batte Fiorentina 1-0, a te Ascoli. Anche ad Ascoli rivediamo il risultato finale: la Juventus ha battuto l'Ascoli per 3-0. Autori dei gol sono stati Damiani, Gori e Bettega. Damiani al 27esimo del primo tempo, il passaggio di Cucureddu verso il centro dell'area, il pallonetto di Damiani, poi forse un colpo di vento, la traiettoria che si è improvvisamente abbassata ed il pallone che è entrato in gol. Al 42esimo sempre del primo tempo, il secondo gol juventino realizzato da Gori. L'azione è stata di Bettega, cioè un cross dalla destra di Damiani, poi il colpo di testa di Bettega, la palla a Gori e il tiro in rete del 2-0. Nel secondo tempo, proprio allo scadere della partita, al 44esimo, ha segnato il terzo gol Bettega su azione personale, praticamente a porta vuota. I calci d'angolo sono stati 10-2 per l'Ascoli, nel primo tempo 2-1, gli spettatori 40.000 circa, il tempo buono ha arbitrato Casarin. Non è stata una bella partita, da una parte una Juve attendista che ha trovato il gol che ha sbloccato il risultato nel momento più importante dell'incontro e poi ha cercato soltanto di amministrare
recuperare il vantaggio senza strafare, in versione quindi utilitaristica, il che non poteva certo andare a pro dello spettacolo. Dall'altra un Ascoli tanto generoso quanto sfortunato, una squadra quella di Riccomini che non si è mai arresa al risultato che si andava delineando, un risultato che la castiga troppo pesantemente. Ribadiamo il risultato finale ad Ascoli: la Juventus ha battuto l'Ascoli per 3-0, gol realizzati da Damiani, Gori e Bettega. A voi Roma. La Lazio ha dunque battuto il Cagliari per 3-0, sono bastati 45 minuti per un Cagliari davvero in barca e per una Lazio decisamente in crescendo. I sardi non hanno mai minimamente impegnato Pulici se non con un paio di formidabili sinistri di Riva, sui quali però è assurdo impostare le speranze d'un campionato intero. Contro una squadra praticamente alla deriva è stato facile per una Lazio davvero in palla e sospinta da un D'Amico vecchio stile, inarrestabile, liquidare l'argomento in 25 minuti. Oltretutto la difesa cagliaritana ha trovato anche modo di dare una mano notevole all'attacco biancazzurro in occasione dei primi due gol. Il primo è venuto su un tiro di Chinaglia, nemmeno tremendo. Buso si è lasciato sfuggire il pallone dalle mani e Garlaschelli ne ha naturalmente approfittato, da quell'opportunista che è. Due minuti dopo il terzino Lamagni serviva involontariamente Chinaglia, che si girava e segnava al volo. A un minuto dalla fine del primo tempo D'Amico pennellava la sua grande partita fuggendo sulla sinistra, saltando un avversario e appena entrato in area infilando di precisione nell'angolino opposto. Il secondo tempo era praticamente inutile e la Lazio, pur non forzando e lasciando giocare un po' gli avversari, dava l'impressione di poter rifinire il risultato in qualsiasi momento. Risultato finale dunque: Lazio batte Cagliari 3-0, Angoli 9-4 per la Lazio. È tutto da Roma, a voi Ferrara. È finita 0-0 tra Spalle e Catanzaro e tutto sommato ci sembra il risultato più giusto di una partita molto combattuta sul piano agonistico, ma con scarse emozioni per quanto riguarda le occasioni da gol. La Spalla ha assolto a nostro avviso il suo impegno aggredendo gli avversari con un gioco dalle cadenze molto serrate nel tentativo di mettere subito alle corde la capolista. Il Catanzaro invece ha impostato la partita così come domenica a Genova, folto centrocampo e rapidi contropiedi che poi hanno messo in difficoltà specialmente sul finire la Spalla. Si è giocato in un pomeriggio di sole con temperatura rigida, ha arbitrato Agnolin al cospetto di spalti gremiti con larga rappresentanza catanzarese. È tutto, a voi studio. Va bene, qui è lo studio, abbiamo ancora tempo, quindi vi intratterremo con brevi cenni di cronaca sulle altre quattro partite della Serie A in attesa del riepilogo dei risultati. A Cesena dunque, Cesena batte Verona 3-0, un primo tempo 2-0. Tredicesimo segna Frustalupi su rigore concesso per fallo di Madè su Festa. Ventisettesimo, seconda rete, Urban di testa, Urban che sfrutta un passaggio di Frustalupi. Ripresa, ventesimo, terza rete per il Cesena ad opera di Zuccheri su passaggio di Festa. Calci d'angolo 10-7 per il Verona, arbitrato il signor Mascia. A Perugia, Roma batte Perugia 1-0, primo tempo 0-0, a due minuti dal termine rete di Cordova su passaggio di Spadoni. Calci d'angolo 4-1 per la Roma, arbitrato il signor Levrero. A Genova, Bologna batte Sampdoria 1-0, primo tempo 1-0, 33esimo segna Nanni su passaggio di Clerici. Gli angoli in favore della Sampdoria 12-1, arbitrato il signor Barboni. A Torino, Torino batte Como 1-0, primo tempo 0-0, al primo della ripresa rete di Graziani su passaggio di Pecci. Da segnalare al 24esimo un rigore per il Torino, non è stato realizzato da Pulici, il palo ha respinto il pallone, calci d'angolo 11-2 per il Torino, arbitrato il signor Barbaresco. Passiamo allora al riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Juventus batte Ascoli 3-0, Cesena batte Verona 3-0, a Firenze Milan batte Fiorentina 1-0, Internazionale batte Napoli 2-1, Lazio batte Cagliari 3-0, a Perugia Roma batte Perugia 1-0, a Genova Bologna batte Sampdoria 1-0, Torino batte Como 1-0. Al comando della classifica con 16 punti la Juventus, seguono Torino 15, Napoli 14, Cesena 13, Bologna 12, quindi Milan e Roma con 11 punti, Internazionale 10, Perugia ed Ascoli 9, Fiorentina, Sampdoria, Lazio 8, Verona 7, Como 6, Cagliari 3 punti. La classifica dei marcatori della Serie A alla decima giornata, al comando Pulici del Torino con 8 reti, seguono Savoldi del Napoli con 7 reti, quindi con 5 reti, 3 giocatori e precisamente Frustalupi del Cesena, Boninsegna dell'Internazionale, Chinaglia della Lazio e con 4 reti Riva del Cagliari, Urban del Cesena, Causio della Juventus, Luppi del Verona e Graziani del Torino. E passiamo ai risultati finali della Serie B. A Bergamo, Atalanta e Modena 1-1. Ad Avellino, Avellino e Genoa 0-0. A Brescia, Novara batte Brescia 2-1. A Brindisi, Ternana batte Brindisi 1-0. A Vicenza, Lanerossi Vicenza e Catania 1-1. A Palermo, Palermo batte San Benedettese 2-1.
A Pescara batte Taranto 1-0. A Reggio Emilia, Foggia batte Reggiana 2-1. A Ferrara, Spalle Catanzaro 0-0. A Varese batte Piacenza 2-1. Il Catanzaro con 18 punti è al comando della classifica. Seguono Genoa, Modena e Foggia con 16, Varese e Novara con 15, Brescia e Pescara 13, Reggiana, Taranto, San Benedettese e Atalanta, Lanerossi Vicenza, Avellino e Ternana 12, Piacenza, Spal, Catania, Palermo 11, Brindisi 10 punti. Vi diamo ora due risultati finali del campionato di Serie C. Si riferiscono alle due partite in schedina. Cosenza e Crotone 0-0. A Siracusa batte Trapani 1-0. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi ricordiamo che tra un minuto e mezzo sul secondo programma va in onda Domenica Sport. Tutto il calcio minuto per minuto vi dà appuntamento al 4 gennaio, in quanto domenica prossima, come sapete, i campionati di calcio effettueranno un turno di riposo. Ricordiamo però martedì 30 la nazionale italiana giocherà in amichevole contro la Grecia a Firenze. Porgiamo quindi a tutti gli auguri più fervidi di buon Natale e di un felice anno. La più cordiale buonasera, grazie. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Milano, Sandro Ciotti da Firenze, Alfredo Provenzali da Ascoli, Claudio Ferretti da Roma, Ezio Luzzi da Ferrara. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, in redazione Arnaldo Verri e Ivo Finischi. Dalla Stock un cordiale ringraziamento per l'ascolto e 37 idee per un regalo di Natale senza barba. Perché 19 liquori diversi in 37 cassette diverse fanno per forza un regalo diverso. Stock ti offre nuove idee regalo. Cassette Stock, il regalo di Natale senza barba.